Siamo a casa di... Siamo a casa del grandissimo Alberto Menaleo per vedere la sua collezione di dischi. Non completa. Non completa, ecco. Una parte. Qui abbiamo una collezione di Sergio Leone, stupendo, anche siamo anche al Colosso di Rodi. E non è colpa mia, però. Qui abbiamo un film non l'hanno messo. Sopravvalutatissimo, a mio parere. E anche qui. No, prendi il titolo. Poi qui abbiamo un bellissimo film che avrebbe meritato ancora di più agli Oscar. Un semi capolavoro che ne ha chiaramente iniziato. Dai, no. Un bellissimo film come Cane mangia cane. C'è una collezione di Kubrick. Che leggenda del pianista sull'oceano. Un buon film, cioè. Buono? Buon film. Niente di più. Pare, no. Durata eccessiva, mi pare. Un po' sì, sì. Qui abbiamo Blade Runner 2049, un altro film che non ha avuto il merito. Giusto. Qui abbiamo un capolavoro assoluto che ha prestato sì, anche sì. Ad altre persone. Però è tornato qui, se ne è salvo, ovvero l'odio di Matthew Kasowitz. Stupendo, peccato si sia perso questo regista. Scusami, che stai facendo? La recensione di... Taci. Contro luce. Taci. Sulle soglie del vostro... Taci tua. Che dici, ma ne volevo sapere. Taci. Che? Guarda, vediamo... Vedi la tua. Taci tua. Prendi un... Qua c'è l'autografo di Nanni Moretti. Davvero? Okay. Fantastico. Allora, prendiamo un cestino, vediamo, no. Selezioniamo quello che possiamo buttare. Vediamo la Tom Hanks Collection. Io ho paura del film che ci porti. E no, invece non c'è quella merdina di Forrest Gump, grazie a Dio. Però, no, dai. Che io odio personalmente. Il bagaccio di casa. Cioè, Forrest Gump è un capolavoro. Uno dei migliori film di Zemeckis, a differenza di Forrest Gump. Forrest Gump è un capolavoro. È uno dei peggiori. Forrest Gump è un capolavoro. The Terminal, l'hai visto? No, è uno dei peggiori film di Spielberg. Ancora no, prova a prendermi. Incredibile. Mentre prova a prendermi, è un bellissimo film. Determinato, non ti piace? Giovanissimo. Invece a di Ron Howard, Apollo 13, no, Apollo 13. Non ricordo di averlo visto. Non ti piace? No, non l'ho visto. Cosa? Prova a prendermi la stronza. No, perché? Cioè, un filmone. Non puoi amare quello e non amare Forrest Gump. Cioè. No, no, quello io infatti amo. Ma dica lui. E questo? Questo qui, voi penserete che sia quello di Friends for Coppola, invece è quello di Dario Argento. Dario Argento. Niente, siccome amo Argento per scondere. Ah, ma c'è questa trisciata del cazzo. Ma qui c'è anche quello che a mio parere è il miglior film di Damien Chazelle, che io trovo sia First Man, sì, sono d'accordo. Nonostante qui in questa stanza domino tutti. No, il suo miglior film per me. Sono d'accordo, First Man è quello che mette d'accordo tutti. Ma di che stai parlando? Io ho trovato molto spocchiosi sia La Land che Whiplash. Vabbè, ragazzi. E direi che può concludersi qui la nostra. E ci sono le locandine. Ci sono le locandine, è vero. Tutte riprendo. Se sto prendendo le locandine, meno che una, ovvero quella lì in alto. Insomma, questa, no? No, questa non l'ho vista. Questa qua. Quella lì. Di Christopher Nolan. Per il resto, invece, per Donny, è questo il male. In realtà è un bellissimo film che non ha capito come il 90% delle cose che gli accade intorno e vorrei sottolineare da Canusino questo capolavoro di Sergio Martino, quel grandissimo di Omar. Certo è forte, no? Che accanto c'è Enter the Void. Sono due film scioccanti entrambi, sono due trip probabilmente diverse, diciamo. Vabbè, allora e là cosa c'è? La cosa c'è? Lì c'è il demonio. No, ma è stupenda la recensione che stanno facendo, il poster e i due DVD. Ah, attenzione, c'è anche un poster dietro la finestra, per fortuna nascosto. Bravissimo. Merdina sopravvalutata che viene a rapsi. Che io ti consiglierei di attaccarlo in bagno sotto il bagno. Perché l'ispirazione viene da sé. Vende sempre. Mi fermo qui perché non voglio essere. Va bene, alla prossima.